Enzo De Giorgi, in una frase di un suo libro, dice che la sua più grande nemica è stata la sua bellezza, lo schermo tra il mio cervello e gli altri, perfino fra il mio cervello e me. Sappiamo che Enzo De Giorgi era un personaggio eclettico, possiamo definirla così, e ne vorremmo parlare con Maria Teresa Benedetti, storica dell'arte, Francesca Benedetti, attrice, che sono state complici, amiche ed estimatrici di Enzo De Giorgi. Partiamo dal teatro, Francesca. Qualche Molto volentieri. ricordo di Elsa riguardo Sì, il teatro? quello che hai detto è verissimo. Infatti c'è anche una dichiarazione di Elsa che sostiene che si sente molto più libera scrivendo perché appunto il diaframma del suo fisico, così imponente, così importante, costituiva una remora all'espressione vera e totale della sua spiritualità, della sua intellettualità, perché Elsa era tipicamente un intellettuale, assolutamente un intellettuale, rigorosissima, contraddetta da questo fisico così straordinario, perché era una donna di una bellezza assoluta. E si è ritornati sulla bellezza, di nuovo voi avete citato la bellezza di Angela, ma parliamo del rapporto che lei aveva con gli intellettuali, gli artisti. Lei era molto amica di Savigno, di Guttuso, per esempio, Maria Teresa. Hai Morale, qualche ricordo? Amini, Ma per sì. parlare di pittori Ah, adesso. Sì. Guttuso aveva fatto un breve, un piccolo ritratto di Pasolini molto, diciamo, segnato come era Pasolini, che lei aveva anche nella sua casa negli ultimi tempi. Naturalmente era stata una collezionista d'arte, poi le circostanze della vita l'avevano anche portata, praticamente a disfarsi di molte cose, però rimanevano alcune testimonianze nella sua casa, anche quando andavamo nel suo salotto, che era un salotto molto particolare di cui parleremo negli ultimi tempi. C'era per esempio una bellissima scultura di Leoncillo del momento cubista, nel quale lei con le braccia alzate, l'aria imperiosa, appunto dominava, diciamo, la scena. C'era poi il ritratto matissiano di Adriana Pinkerle, sorella di Alberto Moravia, che ugualmente troneggiava nel suo salotto, il ritratto suo e della sorella di Carlo Levi, perché appunto era amica di Carlo moltissimo, che si trovava spesso appunto presso di lei e anche della sorella Lenuccia Saba. Poi c'erano tante testimonianze di artisti che avevano raffigurato il suo famoso quadrifoglio, perché lei ogni anno regalava agli amici appunto il biglietto con un quadrifoglio che aveva raccolto nelle campagne del Circeo. Possiamo dire lo stesso per il teatro? Cioè, Sì. lei ricorda molto spesso tutti i suoi rapporti con Sì. Riccieri, con Ricci, Benassi, Sì, Ruggeri, i il grandi grande del teatro passato. prima degli anni Sì, 45. Però però poi lei ha lei era continuato a far proiettata nel teatro. futuro perché ha avuto un grande rapporto con Carmelo Bene, per esempio, che ha passato un lungo periodo nella sua villa al Circeo con la Lidia Mancinelli, si sono conosciuti lì. Non so, Lina Sastri, un suo amore giovanile, l'ha consumato nella villa del Circeo. Era una specie di nido pieno di, come dire, consenziente a tutte, anche le deviazioni amorose. Era una donna di una generosità assoluta, assoluta. Io ha proiettato con questo suo sguardo di grande comprensione, di umanità, di tenerezza e di valorizzazione di tutto quello che la circondava, un'ombra felice su tutti noi, ci valorizzava. A me mi vedeva come un mito, non so, sullo scoglio diceva la possanza di Francesca, cioè aveva, come dire, uno sguardo affettuosissimo sul mondo. Pensa, io mi ricordo un episodio. Questo lo voglio citare perché è straordinario. Io l'ho conosciuta quando ancora era la regina dei salotti, eccetera, però le prime ombre, sì, che insomma un po' offuscanti del diniego degli altri, del disincanto, insomma la stavano lambendo. E poi l'ho conosciuta anche dopo sul letto d'ospedale, un ospedale dove stava in una camerata con altri, anche questo è segno della sua grandezza, una donna che non ha mai accumulato soldi, pur avendo un passato danarosissimo con importantissimi compagni che l'hanno circondata di agi, eccetera, però la sua vita lei l'ha finita da povera, da intellettuale povera, in un ospedale in mezzo agli altri. C'era una signora vicina a lei,
affratellata dal dolore con lei, che era una contadina di Viterbo, di non so cosa, e lei ogni volta che la si andava a trovare glorificava e magnificava il profilo classico di questa signora. Diceva la bellezza classica di quella donna, che era una donna semplicissima, non era di una bellezza classica, ma lei così la vedeva. Quindi essa proiettava sul mondo questo enorme, un po' delirante, affettuoso sguardo. Posso intervenire? Cioè, Moravia mi disse una volta che Elsa è una donna buona. Cioè, Moravia non era di Amicis. Quindi dire buono per Elsa significava dire qualcosa di sostanziale rispetto alla qualità umana di questa creatura, che veramente noi la rinchiamiamo molto anche perché lei ci valorizzava. Lei diceva di noi che eravamo tutti straordinari, i suoi amici, lei è straordinaria.